Guardate in giro chi c'è, non c'è nessuno. Mancano anche gli espositori. Tanti, tanti. Per la paura e poi perché domani è prevista acqua tutto il giorno, allora. Sono gli effetti del coronavirus ancora una volta questi. Sì, io vengo anche dal Veneto oltretutto. Sono venuto per uscire, ma mi sa che ci entriamo anche qui. Una piazza grande e semideserta, questo il simbolo della fiera antiquaria ai tempi del coronavirus. Not very many people, no. Why? Non lo so, perché è freddo o coronavirus, possibilmente. Tanti gli spazi vuoti, pochi invece i turisti e gli aretini per le vie del centro storico. Non c'è proprio nessuno, nemmeno i locali qui. E secondo me era meglio non farla. Fiacca. Fiacca perché non c'è gente, fiacca perché non c'è gente. Forse anche perché domani ha messo acqua. E allora qualcuno avrà pensato che non c'è gente, poi c'è l'acqua, chiaramente non è venuto. Ancora un fine settimana così tra psicosi e legittimi timori, nonostante l'assenza di casi di contagio sul territorio aretino, resta infatti la paura. Il virus, no? Il virus che ha spaventato. Penso di sì. Okay. Abbiamo un po' paura dove c'è tanta gente. Dove c'è massa, la gente penso abbia un po' paura, insomma. Per questa edizione sono state comunque attivate misure di massima prevenzione per la tutela dei cittadini. C'è infatti una circolare del sindaco Alessandro Ghinelli che parla chiaro. Stop agli espositori delle zone rosse e indicazione alle strutture ricettive di non ospitare chi arriva dai comuni in quarantena. Ma gli espositori sono pochissimi, perché poi le zone rosse, quelle proprio da direttiva, sono una decina. E quindi espositori erano veramente pochi. Sulle strutture ricettive è semplicemente stato ribadito che le persone non dovrebbero neanche uscire da quelle città, quindi in teoria non ci dovrebbero neanche essere, però se qualcuno per qualche motivo magari scappa da queste città era importante che anche gli albergatori lo segnalassero immediatamente, ma di fatto era semplicemente un rafforzamento di quella che è la legge nazionale. Circa 200 comunque gli antiquari che nonostante le numerose incognite hanno deciso di partecipare a questa edizione della fiera. Considerando che è marzo, per esempio 2 anni fa erano addirittura meno, quindi gli espositori ci hanno creduto e ovviamente come visitatori non ci aspettiamo una grande folla, questo è normale, però era importante dare un segnale perché abbiamo sempre detto che dobbiamo un po' tornare alla normalità. E la fiera è un evento che si svolge da 51 anni in modo ininterrotto, solo un'edizione ma perché c'era tantissima neve, quindi spostare la fiera o annullare la fiera sarebbe stato un segnale molto negativo. Quindi la fiera va avanti, ovviamente non ci aspettiamo grandi folle, però è positivo comunque.